Aggiustata, come no. Sentiamo. Si sente intelligente come Betsy Brand di Breaking Bad. Bene. Vabbè, un po' di retorica in un'invasione di zombie va sempre bene. Non è stato molto utile, Betsy, ma... vabbè. Questa nitroglicerina mi è tornata in mente improvvisamente. Mica sotto... potrebbe essere dietro il bancone. Senti, tuo padre deve morire comunque. Prodotti per capelli. Fa... no, cria. Farmacria potrebbe essere utile. Ma va aperta la farmacia? Aiutatemi, vi prego. Bisogna salvare un uomo. Perché sto parlando in falsetto? Magari si arriva dall'ufficio. Andiamo a vedere l'ufficio. Andiamo a vedere l'ufficio. Vai, pasta frolla, vai. Amico, ti vedo meglio. Qui persone vive, fantastico. Brutto posto. Vieni, vieni. È bene che anche tu impari. Vabbè, ma li avete rimossi i cadaveri. Exit. Uscita. Avete sovrapposto in maniera strana. Wow, al rallentatore vai. Allora, il vicolo è finché sei qua. Cara Clementine, non ci diamo ancora un'occhiata, vivo. C'è una foto, prendiamo la foto, giriamola, all'interno troveremo una lista di conti bancari molto utili. Pensa. Sembra... ma sei tu! Sei tu! Ah, è la tua famiglia! C'è delle cose da nascondere lì, pasta frolla. Una foto... solo una foto. Misterioso, mannaggia. Ci ho messo mezz'ora a capirlo, ma... ecco. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Ma stai zitta che non sapevi neanche far funzionare una radio. No. Well, good. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. Oh, un po' di praticità, grazie. No, 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 no. Sto cercando di fare del mio meglio. Mi stai minacciando. Posso fidarmi di te? D'accordo. Lì. Marlene. È una brutta sensazione comunque cercare di ricostruire quanto accaduto alla tua famiglia in una situazione del genere. Nitroglicerina. C'è, sta tranquillo che ce l'abbiamo trovata. Ci potrebbero anche essere altre cose che potrebbero servire, però intanto... Che? La cerina. Ah, non è qua. Io che speravo già. Cos'è? È un'arma? Un corpo contundente? Ah, basta. Vabbè, comunque un corpo contundente. Ah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it.
Miss Kane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Come Dr. House. My dad gave it to me. See, dad's a smart. L'unico personaggio che ti fa venire voglia di diventare zoppo. Osserva, porta farmacia. Dobbiamo spostare questa. Adesso sono così intelligente, alle volte mi sorprendo. Mancano le chiavi ancora. No. Esaminiamo qua allora. Solo osservare. E non ci interessa, giusto? Oh. D'accordo. Come va Clementine, come va? Yeah, well, maybe not the sick guy. Grazie. Quindi dobbiamo trovare le chiavi per la farmacia innanzitutto. Certo, sono un figo. Dipende dalla situazione. Non è Resident Evil, gli zombie sono tutti uguali. Non credo che abbiano scoperto il G-Virus. Ok. Devo trovare le chiavi. Clementine, mi puoi dare una mano? Ok. Ma che bambina tranquilla, non viziata. È un paradiso. You're not bad, right? Non che io sappia. That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? È complicato. It's complicated. Sometimes things happen there. You do things and you can't explain them. Tipo cogne. Let's get back to the others. Vabbè, bella scena comunque. Ci sono quasi, devo trovare le chiavi. Devo solo trovare delle chiavi. Bancone? No, a voi non vi parlo, specialmente al ragazzino. Sei un assassino! E poi dicono di me. Chiavi, dubito che nel frigorifero ci siano. Nel bagno. Non siamo andati in bagno. Potremmo anche dover andare in bagno per conto nostro, cioè solo perché da un bel po' effettivamente che non ci siamo andati. Non sono suo padre. E cosa dovremmo farci noi? Vaganti è un termine molto elegante per gli zombie. Enta consulta. Ci metteremo 2 anni. Take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Sì, quello che voglio fare. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Se ti succederà un incidente sarò contento, sei l'unica che sa chi sono. Ma ci sono andato poi in bagno io. Andiamo in bagno! Vai in bagno! Non si può andare. Dove le trovo io queste chiavi? Le trovo. Chiavi. How we doing? Good. Wanna go have a look around? Devo andare a salvare il coreano. Let's have a look around. Okay. Ho quasi l'impressione di stare mandando tutto a puttane. Jesus. Abbiamo dato un'occhiata, possiamo tornare indietro? Oh, bello quello. Hai fatto 30, fai 31. Ciao, ciao. Regole semplici, ma molto chiare. Riuscirò a parlare italiano? Regole semplici, ma molto chiare.
Quindi, Doug, quindi noi che stiamo facendo in questo momento? Mattone. Cosa devo farci con un mattone? Spaccarci la finestra della farmacia? No, quella non è la finestra della farmacia. Vabbè, io il mattone nel dubbio. Doug, prendi il mattone. Ecco, ottima domanda. Non vorrei. Ma quindi tutto è possibile, ovviamente. Doug, comunque, prendi sto mattone o no? Non mi interessa come si è finito qua. Ho bisogno di un oggetto per prendere il mattone. A parte che non so cosa mi possa servire il mattone. Questo è un altro paio di maniche. Oh, negozio di tipo. Che te ne frega ormai? Vagante intrappolato. Ah, uno zombie intrappolato. Compassione. Oh, che sfigato che sei. Lì Pasta Frolla, sei uno dei protagonisti più sfigati. Ce l'ha lui le chiavi. Che situazione kafkiana. Ecco. Look at the uniform though. He could have worked at the drugstore. Mi piace come fai finta di non sapere. Cosa vuoi? Vuoi una prova? La foto, guarda. La foto, ce l'ho. Doug. No, Doug. No, ho sbagliato. Com'è che funziona sta cosa degli oggetti? Mi sono proprio ignorante. Doug, torniamo indietro. Doug, torniamo indietro. Ho la prova. Sì. Dovevamo già tornarci prima, ma... Ho la prova. Aspetta. Allora, Doug. Com'è che funziona sta cosa degli oggetti? Vorrei darti un oggetto, ma non so come si fa. Come si fa? No. Destra. Non fatemi vedere le opzioni, per favore. Ma torno, non ci arrivo. Finestra barricata con asso. Hai voglia. Oh, strana logica, ma va bene. Guarda. E questo è un altro paio di maniche. Tirare una mattonata a saldo. Allora, possiamo aprire la serratura, quindi bene, ovviamente non siamo chiusi dentro, ma... Doug, prendi il mattone. Doug, tu prendi il mattone. Dobbiamo liberare le strade. È una cosa un po' da capitano ovvio, ma... Se questo può servire... Sì. Sono sensibile alle canzoni di Cesare Cremonini. Devi andare lì e urlare "Dicono di me!" E loro ti seguiranno. Sono gli zombie odiano Cesare Cremonini. Una cosa del genere. Doug, perché non ti sacrifichi? Perché? Ma qual è il tuo problema? Perché mi guardi storto solo perché sono di colore? Vuoi che mi sacrifichi io? È questo quello che vuoi? Ma
bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Vabbè, io apro. Che mi frega, io apro. All'avventura! Situazione. Quindi non serve a niente fare tutto ciò. Senza chiavi, senza niente. La combinazione. Deve essere scritta da qualche parte. Dobbiamo tornare indietro a cercare la combinazione. Va bene. Doug, per questa volta torniamo indietro davvero. Ci sono dei piani di battaglia assurdi. Questi poveri zombie che devono girare. Mentre noi cerchiamo di fare qualcosa. Poveracci, provo molta compassione per loro.